25:50, abbiamo subito una telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno. Mi chiamo Alfredo, sono dell'Ippodromo Colosso, vorrei parlare con Darren Day e Darwin Cook. Sì, con chi prima? Con Darren Day. Okay. Ciao Darren. Ciao. Come va? How are you, Darren? Ciao. How are you, Darren? He wants to know. How are you doing? Dice che sta bene, sta un po' scherzando così, forse pensa di conoscerti dalla voce, dice che sta scherzando così, comunque sta bene. Sì. Darren, vorrei sapere una cosa, se ti piace Pesaro e se vinciamo lo scudetto quest'anno. He wants to know if you do like Pesaro and if Scavolini is gonna win the championship this year. E come stai con Cook? And also he wants to know how you get together with Darwin. I think we have a good chance to win the championship, and me and Darwin have known each other for a couple of years, and we play well together, and it's been a pleasure, you know, so far. So we're just looking forward to the next few games. Dunque dice che secondo lui la Scavolini ha delle ottime chance di vincere lo scudetto, che è molto contento di giocare qui con Darwin perché lo conosce da un paio d'anni ed è felice di essere in squadra con lui, vanno benissimo a livello di gioco e anche fuori dal campo, e questa amalgama che c'è fra loro dice può aiutare, anzi sicuramente sarà determinante per la lotta allo scudetto e secondo lui anche la conquista dello scudetto. Mi sembra molto sicuro di questa cosa, Alfredo, se questo ti può rincuorare. Come si trova Pesaro, se vuole rimanere un altro anno? How do you like Pesaro? Would you like to be here next year, Darren? Yes, I would like to be here next year, but you know, we'll see how things go in the summertime. But I would like to come back. Dice che Pesaro gli piace molto, come d'altronde l'Italia in generale, è molto contento di essere in questa città, si è trovato benissimo a livello di rapporti umani, a livello proprio di tipo di città, e dice che quest'estate si definiranno le cose in maniera più precisa riguardo il mio prossimo anno qui. Comunque lui veramente spera vivamente di poter essere qua anche il prossimo anno e credo che ci conti moltissimo su questo. E tu cosa pensi? Ti piacerebbe che lui rimanesse qua il prossimo anno? Io? Sì. Sì, sono contento, è un bravo giocatore. Anche Jerry, sono contento che si rimane. Well, anche Jerry Cook, sono contento. Well, Alfredo, who is the guy who called right now, is very happy if you both are going to be here next year. Ti ringraziano, sono contenti di questa cosa. Posso parlare con Jerry? Sì, certo, dimmi pure. Vorrei sapere anche lui se gli piace rimanere appeso il prossimo anno. Well, he would like se si vince lo scudetto, voglio sapere le stesse domande da Jerry. He would like the same questions. I mean, he has the same questions to ask you. Do you like to be here in Pesaro, and what do you think about the championship? Can Scavolini get it? I love Pesaro. You know, I've been having a good time since I've been here, and you know, it's been enjoyable. The fans have been great to me, and everything like that. But say, when it comes down to playing the playoffs, all I say is we have 5 more games to play, and that means. After those 5 games, we will have the championship. Bene, dice che sta benissimo a Pesaro, addirittura ama questa città, è felicissimo di tutto il supporto che gli danno i sostenitori della squadra e suoi personali. E stai fermo Darren, stava scherzando Darren, scusa e dice che niente, lo scudetto è un traguardo raggiungibilissimo secondo lui, anche se ci sono delle partite importantissime prima di arrivare a questo, partite che sicuramente devono aver giovamento da questa euforia generalizzata che c'è, che hanno loro in particolare. Io posso dirti che sono euforici al 100%, sia Darren che Darwin, però dice insomma le cose vanno prese in maniera graduale, in maniera molto seria, progressivamente nel tempo, e se giocheremo bene, se avremo anche magari quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre in questo genere di situazioni, lo scudetto sarà nostro. Comunque veramente io posso dirti che mi sembra che il prossimo anno rimane Darwin. Would you like to be here next year? Oh yes, I will enjoy it. As long as I can bring my family with me. Sì, gli piacerebbe moltissimo, però dice sicuramente potete essere certi che porterò qua la mia famiglia, perché mi pare che, come mi aveva detto in un'intervista precedente, soffre parecchio di nostalgia riguardo a sua moglie e i suoi 2 bambini. Hai qualcos'altro da chiedere, Alfredo? No, basta. Voglio fare un saluto. Goodbye, Darwin e Darren. Ciao. Ciao. Ok. Ciao. Io volevo chiedere a Darwin e a Darren quanto questo clima di euforia generale che mi sembra ci sia in città li aiuti, possa aiutarli proprio nel superamento di queste partite che li dividono da questo famoso scudetto. How do you think Darwin and then Darren this
this enthusiasm there is downtown concerning the playoffs and the championship, how much do you think it can help you in getting the championship? Do you think you can have a big help from the supporters, from the enthusiasm of the supporters? Oh, yeah, the enthusiasm is very much needed. You know, I think they showed it at the last game we played Schneiderville, and, you know, they stayed in the games. We kind of made it exciting for them, and they kept going on and keep giving us the encouragement when Schneiderville fought back at us. So, you know, I think they're very important for us, because when we go out there and we're playing well and we have the supporters behind us, that just gives us a little extra edge on the other team. E infatti dice che per lui è importantissimo questo entusiasmo che c'è intorno alla Scavolini in questo momento, e anzi è grato a tutti i sostenitori della squadra. E c'è una cosa veramente fondamentale, ce l'hanno dimostrato questo grande attaccamento alla squadra in tutte le scorse partite, in particolare nell'ultima partita, ed è stato determinante, veramente fondamentale per raggiungere quello che abbiamo fatto, perché sono partite giocate certo tecnicamente, certo a livello di conoscenza di basket, però sicuramente molto con il cuore, e se il pubblico sostiene adeguatamente i giocatori, lui dice sicuramente tutti noi traiamo un grandissimo vantaggio, un grandissimo giovamento da questo. L'incoraggiamento dei nostri sostenitori è quello che ci fa andare avanti anche nei momenti difficili, come pure il fatto che la squadra sia seguita fuori quando gioca in trasferta è una grossa soddisfazione, una cosa che ci dà molta carica. Have you anything to say about it, Darren? Yeah, I think the fans are very important, especially when we get behind, and I think that's the difference between the Pedro fans and other fans, is they really hang behind us when things aren't necessarily going well, and I think that's very important. Sì, anche Darren dice che è importantissimo anche per lui, proprio a livello personale, questo tifo che c'è sempre al Palazzo dello Sport, cioè importante in ogni momento della partita, dal primo all'ultimo minuto. In particolare ci aiuta molto ed è molto molto importante nei momenti in cui abbiamo maggiori difficoltà, quando per esempio dobbiamo rimontare, quando siamo un pochino indietro e dobbiamo mettercela tutta per raggiungere l'altra squadra e poi per vincere la partita. E di questo ringrazio anche tutto il pubblico per il loro attaccamento alla squadra. Volevo sapere ecco, un'opinione circa quello che pensano per il futuro della Scavolini, per esempio per sia questo campionato che l'anno venturo, come vedono la squadra. What do you think about Scavolini? How do you think Scavolini should plan their his games to win the championship? Do you think should give some change, or do you think the Scavolini already did everything could do to win the other teams? And what do you think about next year? Do you think this team can be a competitive team next year as well, or do you think you would change something tactically? For one thing, I think our team right now is playing as well as any team here in Italy. So we just go out and play our game plan that we practice on the whole week. And I think with our running game and with our inside game and with our, in fact, our all-around basketball game, is that it just gives a lot of problems for a lot of other teams. And right now, I don't think that any team can really stay up with us. Dunque, Darren è molto ottimista ed è molto contento di questa squadra. Dice, noi ci impegniamo tantissimo negli allenamenti giorno dopo giorno e costruiamo passo dopo passo questa squadra che sta diventando sempre più forte, e lui dice è sicuramente competitiva questo anno come lo sarà il prossimo anno, proprio così com'è, senza eventuali ulteriori modifiche. E aggiunge anche che gli sembra che nessuna squadra sia all'altezza della Scavolini in questo momento. Dice, la nostra squadra è la più competitiva, è quella che ha maggiori chance per raggiungere il traguardo dello scudetto. Non vedo degli avversari che possano frapporsi fra noi lo scudetto. Bene, io spero che non sia solo un suo ottimismo personale, spero che sia una cosa reale. In effetti mi sembra che la squadra stia andando molto molto bene, però certo ci sono ancora forse delle cose da aggiustare un attimo. Vorrei ricordare agli ascoltatori che siamo in diretta con Darren Day e Darren Cook, e tutti quanti possono rivolgere delle domande telefonando al 25150. Io volevo chiedere una cosa a Darren. Tempo fa, parlando, mi aveva detto che aveva visto una partita in televisione giocata dalla Tracer per la Coppa, fra l'altro, contro Israele.
E mi aveva detto che non gli piaceva molto il modo in cui giocava Meneghin. Diceva, anzi, vorrei proprio averlo di fronte, vorrei giocarci contro. Non mi piace come gioca, è un tipo di gioco sporco, un tipo di gioco molto fisico, molto violento e secondo lui non troppo tecnico. Allora volevo sapere, ecco, appunto, che cosa pensa di questo, se ha ancora la stessa opinione oppure se teme un pochino questo avversario e più in generale tutta la sua squadra, cioè la Tracer, come avversaria. Darren, I would like to ask you one thing. Once we were talking about Meneghin, and you told me that you saw a game on TV and that you didn't like the way Meneghin was playing, and you said that he plays very, very tough, and he's a dirty player, you told me. And you said, well, I wish I would have him against me. So do you still think the same way, or are you afraid of meeting Tracer? I'm not afraid of meeting Tracer at all. I think Tracer is a team that we want to beat. We want to prove that we are the best. Meneghin, I really don't know that well. I just seen him play one game, and you know, I'm not really that concerned with him. We have the next series to play, and Tracer's in the future. You know, we just want to be in the championship, and right now we're not concerned in the slightest about Tracer. And Bob, what do you think about Meneghin? He's a good player. I mean, he's an older player and has a lot of experience. And you know, I've seen him play. He's a very physical player. But I think that Scavellini can combat, you know, Tracer's, the whole team's physicalness, and turn it to our advantage. Bene, dice che la Tracer non gli fa nessuna paura, dice come nessun altro avversario in questo momento mi fa paura, sono sicuro che possiamo battere chiunque. Ha visto una sola partita giocata dalla Tracer appunto in televisione, come dicevo prima, e dice sì, Meneghin è un buon giocatore, indubbiamente non posso dire che non lo sia, però non è il tipo di gioco che mi piace, ha un gioco molto fisico, molto di prepotenza, diciamo, al di là proprio dei fatti tecnici, e questo fatto è una cosa poi più generale di tutta la sua squadra, tutta la squadra impostata in questa maniera, quindi sicuramente lui dice vincono molte partite anche proprio per questa grinta e per questa carica fisica che hanno, e dice, in ogni modo non mi fa paura, non ho veramente nessun problema, cioè se la Tracer sarà fra i piedi, dice proprio lui, fra noi lo scudetto, batteremo anche la Tracer, non abbiate paura, anche se è stata la bestia nera della Scavolini finora, io non ho questa specie di incubo, questo tabù che c'è più in generale qui nella città di Pesaro. Mi sembra che ci sia una telefonata. Pronto? Sì, pronto? Ah, pronto, buongiorno. Io volevo fare un paio di domande così molto velocemente. Volevo chiedere sia a Darren che a Darwin se loro pensano che questa un po' ondata di ottimismo che ci possa essere un po' intorno alla squadra possa essere anche da volte un tantino nociva, oppure se loro sono già abituati a vivere, a convivere con questi entusiasmi, con questi momenti di felicità che poi possono cambiare da una domenica all'altra. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, volevo sapere sempre da tutte e due. Scusa un attimo, magari gli chiedo un attimo questa cosa, poi procediamo. Certo. Un attimo solo, scusa. Well, Darren, this guy would like to know if, in your opinion, the optimism, the great enthusiasm which is around the team right now, might be also negative in some way. So do you think that that the enthusiasm of the fans is only positive and only has a good effect upon you and the team in general? Are you already used to have such a big attachment from the fans to the team, or is that something new to you? No, in other places I've played, such as Boston, the fans are really enthusiastic, and I think that can only help, and I can't see how that could possibly hurt. You'd have to be some sort of psychoanalyst to think that something like that couldn't happen. Bene, sta dicendo questa cosa qua, Darren. Dice, io ho giocato in passato in diverse squadre, fra le quali Boston, e ricordo a Boston un tifo molto caloroso e un grande attaccamento alla squadra. Lì come qui, ovviamente con proporzioni e dimensioni diverse, visto l'importanza e la dimensione della città diversa. Ecco, dice che secondo lui questo entusiasmo può solo aiutare, può solo caricarli e infondergli tanto, tanto coraggio e tanto ottimismo che è fondamentale per proseguire. E addirittura sta dicendo, non vedo veramente, non riesco
riesco a intuire come possa in qualche maniera essere negativo, nuocere, come dicevi tu, appunto, alla squadra. Dice, forse bisogna essere proprio, dice, degli psicanalisti per vedere una qualche negatività in questo aspetto del pubblico pesarese. Ora meglio, non so se tu hai qualcosa no, da... meglio così, meglio così. Dai. La seconda domanda era un po' rivolta sia a tutte e due ed era quella un po' le differenze che trovano sostanziali a livello tecnico fra il basket professionistico e quello nostro, cioè chiaro che sono due pianeti diversi, ma come valutano il basket italiano in linea generale, non solo quello che si gioca in casa Scavolini, ma alla luce delle poche partite che hanno fatto proprio il basket italiano in generale. E poi volevo chiedere a Darren se si trova meglio in linea di massima giocare come ala oppure come guardia. Questo è tutto. Ok, benissimo, posso chiudere. Grazie. Ciao. Chiediamo magari la seconda domanda a Darwin. Allora, Darwin, this guy who called would like to know your personal opinion about the technical differences between the basketball championship in the NBA and in Italy. Do you think there are many differences? You experienced both of them, so you probably can say in what is different Scavolini way of playing and also more in general just Italian championship. Well, I've never been to either the NBA championship or the Italian championship, but or played in one of them, but hopefully I'll get a chance to play in the Italian championship. And right now I couldn't really answer that question, but I know how all the players in the NBA play, and that they have 12 players on the team, and almost every one on the team is able to start on one team or another one. So, you know, the competition for right now in the NBA has been a lot more stronger than, you know, what I had over here so far, but I haven't experienced the Italian championship yet, so I couldn't really answer that question yet. Tell him to call me back in about five more games. Well, he means the way, he doesn't mean really the championship, I mean the final, the award. Well, he means more in general the technical aspect of the Italian championship. Do you think, for example, that in the NBA the way of playing is more physical, more strong? For example, you didn't play any zone in the NBA, but you do play zone here, so it's different defense. Well, just the players. The only difference is the players. You know, people back in the States, you know, have, like I say, you have to worry about 8 or 9 to 10 people on the team about from scoring. But you know, over here, you have to really stop maybe their top scorers. And you know, if you can do that, you have a pretty good chance of winning. But in the NBA, you have to stop the whole team. Yeah. Beh, sta dicendo che la differenza fondamentale è al di là ovviamente delle differenze dal punto di vista tattico, cioè per esempio del fatto che negli Stati Uniti, in particolare nell'NBA, non si gioca assolutamente a zona, anzi è proibito, eccetera. Dice, la differenza fondamentale mi sembra che sia quella che nei professionisti in una squadra ci sono 12 giocatori e sono praticamente tutti intercambiabili, cioè sono 12 giocatori fortissimi, non ci sono in questo senso riserve come possiamo intendere noi, cioè giocatori da panchina, sono giocatori che giocano pochi minuti, però i pochi minuti che entrano in campo sono talmente efficienti, questi giocatori talmente forti da essere degnissimi sostituti dei giocatori che sono appena appunto andati in panchina. Quindi questa gli sembra la differenza maggiore, il fatto che giocando contro una squadra nell'NBA tu devi lottare contro 12 giocatori avversari e non contro magari le 2-3 stelle che ci possono essere in una squadra italiana, come per esempio abbiamo visto il Caserta, no? Nel Caserta ci può essere una grande stella come Oscar, ovviamente anche altri buonissimi giocatori, però diciamo lui è il top ed è la persona da fermare, mentre nell'NBA, nei professionisti, bisogna fermare tutta l'altra squadra, non c'è un solo giocatore. Poi sicuramente il livello di competitività è maggiore, cioè è una cosa più, diciamo, più fisica, più violenta anche come tipo di basket, anche l'arbitraggio permette cose diverse rispetto all'arbitraggio italiano, no? Abbiamo visto già diverse volte dai filmati, no? Come certe azioni che in Italia verrebbero assolutamente fischiate immediatamente siano permesse nell'NBA. Mi sembra che ci sia un'altra telefonata. Sì, pronto?
Pronto? Sì. Sì? Sono Cristina. Ciao Cristina. Ciao, innanzitutto saluto entrambi i giocatori e tutti quelli che sono lì in quello studio. E poi volevo chiedere in generale tutti e due cosa ne pensano del campionato italiano, ma in particolare di come stanno procedendo i playoff e anche del fatto che una squadra di A2, vedi Yoga, possa impegnare a fondo una squadra di alto livello di A1. Bene, io glielo chiederò senz'altro, anche se Cristina devo un attimo forse anticipare il fatto che non potranno esprimersi più di tanto perché non è che conoscano questo campionato benissimo, cioè soprattutto a livello di A2 non credo che conoscano molto il livello generale del campionato. Comunque io provo a chiederglielo. Sì, a chi lo devo chiedere? A tutti e due, non so, prima Cup magari. Va bene. Grazie. Ciao Cristina, grazie per la telefonata. Cristina, I would like to know your opinion about the Italian Championship and especially your opinion concerning that a team who is playing in the A2, not A1, in the A2, is just going on so strongly and so straight and also beating A1 teams. What do you think about it? Well, I also already told her that you can't really say very much about it because you can't know right now concerning the A2, but she would like to know just your opinion. I think it's great for Italian basketball that an A2 team is doing so well in the playoffs. You have to give Yoga a lot of credit. You know, they weren't expected to start winning in the playoffs, maybe the first round, but to get to the semifinals will probably be a big thrill for that team, and especially with them having Yoga and Diator in the same city and both of them being A1, that would be a great plus for this city and also bring another rivalry to this city. But as for us worrying about that team, right now they're an A1 team, and if they get to the finals and we get to the finals, they're going to be a second-rate A1 team. Dunque, sta dicendo che questo fatto di avere un campionato di A2 che si è dimostrato così forte, così competitivo, anche nei confronti di squadre di A1, gli sembra una cosa molto stimolante e molto bella per tutta la pallacanestro italiana, che stimola la 1 ovviamente ad andare sempre più forte, a fare sempre meglio, perché ovviamente è proprio una questione anche di orgoglio, no? In qualche maniera, quella di non essere battuti da squadre di A2. Poi dice, mi sembra molto positiva per il basket italiano, in particolare quello bolognese, che ci siano sfide come quella che c'è stata precedentemente fra Dietro e Yoga, addirittura poi vinta contro tutti i pronostici, contro qualsiasi previsione. Stai fermo Darren che mi sta togliendo il cappellino e dice, c'è una cosa stimolante, proprio bella per il basket, dammi il mio cappellino Darren, è proprio bella per il basket in generale e fa sentire un pochino anche queste squadre di A2 come fossero 1-1, così un pochino di seconda categoria, però in effetti sempre un livello elevatissimo di campionato. Un'altra telefonata mi sembra. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. Volevo fare un paio di domande. Chi parla, scusa? Davide. Ah, ciao Davide. Volevo chiedere a Darwin e a Darren se non rimpiangono il mondo dell'NBA e se il prossimo anno, parità di condizioni, diciamo, di contratto, preferirebbero restare in Italia e andare a giocare nei professionisti, tornare. Poi volevo... Aspetta un attimo, gli chiedo intanto questa, eh? Allora, chiediamo questa cosa a Darren. Well, Darren, Davide, who called right now, would like to know what do you think about your future here in Italy in this championship, or if you would prefer to be playing in the NBA. And he also wants to know what about if the money would be right the same in Italy and in the States. Would you like to be here as well? Yes, si è schiarito un attimo la voce, scusa, eh. The championship is very important to me in Italy. It means just as much, if not more, than the NBA championship, because I think that being in Italy, me and Darwin more are in control of the championship, to where being in Boston, not even a guy like Larry Bird is in nearly as much control, because in the playoffs, in the NBA, you have to have 5, 6, 7 people playing, you know, perfect basketball. You're not going to win. To where in Italy, you can get with 3 guys are playing exceptionally well, you can necessarily win. So we're enjoying this, and I think if the money's right next year, and
that I would like to be back in Pesaro. I really like the city. The people have been very kind to us. I like the beach. Rocco at the Sport Hotel has been great. I like Italy. Maybe Pesaro. I'd like to be back in Pesaro. But if I have to go someplace else, you know, I don't think I would enjoy it as much. But we'll see. You know, I think Pesaro would like to have us back. They seem to have been very receptive to us. Dunque, ecco, Darren ha detto che è molto contento di giocare in questo campionato, che è importantissimo, che è il campionato più importante dopo quello dell'NBA, quindi una cosa che lo gratifica comunque, ecco, non perché non si chiama NBA, gli sembra che abbia meno importanza al suo gioco, anzi, dice proprio il fatto di essere una pedina fondamentale, determinante nell'economia della squadra, del tipo di gioco della squadra, di essere una coppia così affiatata con Darwin e che il nostro tandem sia fondamentale per la squadra per vincere partite, sicuramente con l'apporto, con l'aiuto, col sostegno tecnico a livello di punti, psicologico eccetera di tutti i compagni, però indubbiamente essendo proprio un tandem fondamentale, prioritario nella squadra, dice addirittura lo stesso Larry Bird, universalmente famoso, conosciutissimo eccetera, non è così, facendo le dovute proporzioni, non è così importante come posso essere io in questa squadra con a fianco appunto l'altro giocatore straniero, cioè si sente veramente importante, questo fatto lo aiuta molto e gli dà molto, molto coraggio per affrontare tutti gli incontri, gli dà moltissima carica. Capito. Quindi ecco, preferisce tutto sommato essere protagonista qua in Italia, anche se il campionato, quindi diciamo, almeno all'ora di quello che possa avere i professionisti. Poi dice, vorrei sicuramente rimanere qua il prossimo anno, è una cosa alla quale tengo moltissimo e sto facendo di tutto per rimanere, perché l'Italia è un paese che mi piace moltissimo, Pesaro è una città che mi ha accolto veramente bene, nella quale ho già trovato diversi amici e ne citava anche alcuni, fra l'altro Rocco eccetera, e se i soldi, il contratto sarà economicamente vantaggioso, cioè sarà ai livelli che lui spera, indubbiamente lui sarà qui. Ecco, lui vuole in tutti i modi rimanere a Pesaro, dice addirittura che se anche giocasse sempre in Italia, però in una città diversa da Pesaro, che è stata la sua prima città di adozione italiana, non sarebbe così contento, non sarebbe così entusiasta di giocare a pallacanestro qua. Quindi mi sembra che sia veramente determinato a rimanere qua a Pesaro, se è questo che volevi sapere. Poi no, dicevi che avevi un'altra cosa da chiedere. No, volevo chiedergli una domanda un po' strana, ma insomma non tanto. Loro che conoscono molto, diciamo, il mondo dell'NBA, no? Volevo chiedergli una speciale classifica dei migliori 10 uomini che giocano in quel mondo, diciamo. E diciamo anche quali pensano che siano le caratteristiche che possono loro assomigliare a uno di questi giocatori che loro, diciamo, hanno, diciamo, come modello, se ce l'hanno, ecco. Ok, a chi la devo chiedere? Niente, a chi la devo chiedere? Darwin, a tutti e due, Darwin auguri per vincere questo titolo. Ok, grazie, ti ringrazio. Ciao Darwin, ciao Darwin. Ciao, i migliori ciao. 5 giocatori, forse meglio 10. Va bene, ok, se no, ok. World players in the NBA, could you please tell us the names of these guys? And could you please tell us if you think that you look like, your way of playing looks a little bit like one of them, of their players? Do you think to have similar characteristics to one of the players in the NBA? No, for one thing, I don't have any classifications with any one of the NBA. You don't pat your stuff after nobody. That's right. I'm an original. Yes. And I don't really have any 5 best players that I patterned my game after. You know, it's all me. But okay, also without confronting you to some other players, do you think that 5 people are better than others in the NBA? Can you, for example, do you think that someone like Dr. J or someone else is should be considered one of the best ones? In the NBA, there are there are a few that are exceptional ball players. You know, you have the Magic Johnson, the Larry Bird, the Michael Jordans. But other than that, if any other player gets the amount of playing time and the attention that they receive, that anyone, even the 12th player on the team, can possibly be Michael Jordan or Larry Bird, because there's a lot of talented people in the NBA. So as I look at the best 5, you can't really rate them with any other one person. Just they're in the light of the people, and they get more publicity than the other ones do.
Darwin sta dicendo che ha molte difficoltà a fare questo tipo di discorso, cioè a rispondere alla tua domanda. Cioè, tutti i giocatori dell'NBA sono a livello stratosferico, eccezionale, quindi è difficile fare una graduatoria. Chiaramente, indubbiamente ci sono giocatori indiscussi, universalmente riconosciuti come i top players in qualsiasi tipo di campionato, che sono per esempio, ne cita tre, Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan, dice, sono sicuramente giocatori favolosi, quindi non c'è niente da dire, però dice anche gli altri giocatori, cioè anche tutti i 12 giocatori di tutte le squadre che giocano nell'NBA sono giocatori favolosi e mi sento in difficoltà a dover fare una classifica, a dover dare una priorità a qualcuno. E poi dice, non mi sembra che il mio tipo di gioco possa assomigliare a nessuno di questi giocatori, mi pare che tenga moltissimo alla sua individualità, alla sua originalità, come ha detto lui. Indubbiamente ci saranno alcune caratteristiche che possano essere simili a qualche giocatore, però mi è parso che fosse molto, molto preoccupata a difendere la sua specificità, quindi non si sente di somigliare a nessuno. Scusa Gabriella, abbiamo tantissime telefonate, dovremo cercare di accelerare un po' più i tempi, quindi passiamo subito alla prossima. Sì, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Roberto. Sì. Volevo fare un paio di domande veloci. Una molto Darwin veloce. Molto, molto stretta, ecco, volevo sapere cosa ne pensava, visto che l'aveva visto per la televisione, del suo, diciamo così, probabile rivale, no? Così diciamo, noi speriamo, preso l'ipotetica finale, Mike D'Antoni della Trace. Questa è una domanda molto corta. Sì. L'altra, volevo chiedere, siccome avete parlato di Meneghin, volevo sapere anche da Darren, che delle volte potrebbe anche cercare di marcarlo, oppure anche Magnifico, cioè cosa ne pensa, come fermare questo giocatore, ecco, da questo gioco molto fisico. E ecco, appunto, perché diciamo, appunto, anche se, ecco, loro pensano di, ecco, vincere questo, noi speriamo, questo scudetto con il loro gioco soprattutto tecnico, oppure il gioco fisico di questa squadra di Milano, che grazie ormai da anni anche, no, che gli arbitri permettono questo tipo di gioco, avrà la meglio come sempre, purtroppo. Ecco, volevo sapere queste risposte. Benissimo, grazie Roberto, ascolta, grazie. La risposta all'apparecchio, prego. Okay. Darwin, Roberto would like to know what you think about D'Antoni, who will probably be your adversary. I mean, you're going to play against him probably. We all hope that you're going to play against D'Antoni. So what do you think about him? Play face to face. Why does everyone want me to beat up on D'Antoni? Dice, chi ti ha detto che giocherò contro D'Antoni? Proprio io, non è l'allenatore, non può prevedere, visto fra l'altro le geniali intuizioni tattiche difensive di Bianchini recenti. Dice, non sono sicuro che sarò io a giocare contro D'Antoni. But yeah, what's your opinion about him anyway? Oh, well, right now I don't have any opinion of him because our next round is the most important thing on my mind right now, playing either against Divarez or against Laverno. So if they make it to the finals, then we'll come back here, have another show, and then we can answer that question. Ok, sta dicendo che in questo momento gli sembra forse più opportuno pensare a questa partita immediata che avremo contro l'Halibert o contro la Divarese, non si sa, lo sapremo domani. Dice, non ho nessuna opinione personale su D'Antoni, indubbiamente sarà un bravissimo giocatore visto che tutti glielo dipingono in questa maniera. Cioè, però se sarà la Trace la squadra che dovremo affrontare, ti assicuro che sarò di nuovo qui alla radio e ti dirò le mie opinioni personali su D'Antoni. In questo momento non me la sento di anticipare niente, quindi passo dopo passo. Vuole aggiungere qualcosa, Darwin? Tell him Coach Bianchini might have me guarding McAdoo anyway, so. What, excuse me, what do you say? Coach Bianchini might have me guarding McAdoo anyway, so I probably won't even see. Sì, yeah, I told already before. Well, I don't need to tell you, so you didn't understand. Sì, come ti dicevo prima, siccome l'ho detto in italiano, lui non ha capito, ovviamente, però diceva, con le strategie di Bianchini e le alchimie che Bianchini può fare in difesa, mi potrei trovare di fronte a McAdoo, quindi nessuna previsione riguardo al mio confronto con D'Antoni. Darendei e Meneghin, Darren, what about Meneghin? You already told something about him before, but they want to know some more about what you think of facing Meneghin, of having Meneghin just face to face. Do you think you will defend Meneghin? That would be a pretty ugly sight to be, you know, face to face with Meneghin. And also, excuse me, this listener wants to know also if you think that the physical game, the way they play very dirty, you know, as you said last time, can have the priorities on the technical game we are playing with Scavolini.
what do you think, that the physical way of playing will be more important, will be the winner, or the technical game will be the one who will win? Because usually Tracer won a lot of championships, and just because of this very physical and dirty way of playing that you already told. So do you think that Scavolini playing not as physically, not as in a dirty way like Tracer, will be enough competitive against Tracer, or do you think that the physical game, physical way of playing of Tracer will be once again a winner? No. No? Questa, is this your answer? È stato buffissimo perché... No, I perché, feel that... Persona, come vedete, che ama molto scherzare, un giocherellone Darren. E mi stava facendo cenno con la mano, dice vai avanti con la tua domanda, perché evidentemente tutti glielo stanno chiedendo. Quindi mi ha fatto parlare per un'ora facendomi ripetere le cose per 10 volte, adesso mi vuole anche non far più parlare. E mi ha risposto con un secco no, perché è sicuro di battere la Tracer comunque. Comunque sentiamo la sua risposta vera, a parte gli scherzi. Like we've been saying the whole time before, we feel that we have another round before we play Tracer. But when we play Tracer, we've seen them play. They are a very good team. We respect them very much. But we know that with our size, that we'll have to use our quickness to win. And it's going to come down to, if we do play Tracer, what is better? Is Pesaro's quickness better than Tracer's strength? Bene, sta dicendo appunto, so come we have to win one more game before they can think about playing us. Yeah, I'm telling that. Bene, sta dicendo anche, tra l'altro sottolineato da Darwin Cook, che abbiamo ancora un'altra partita, cioè un altro turno molto importante, un altro scoglio da superare prima di affrontare la Tracer. Comunque, dice, io sono sicuro che indubbiamente non possiamo usufruire della stessa fisicità, della stessa violenza, diciamo, di gioco, aggressività di gioco a livello proprio fisico della quale la Tracer può usufruire, però dice, secondo me il nostro contropiede, la nostra velocità, la nostra dinamicità nel nostro modo di giocare sarà, secondo Darren e anche secondo Darren mi sta facendo cenno, vincente rispetto appunto all'aggressività fisica della Tracer. Quindi pare che non ci sia niente da temere, che siano molto sicuri, ma che vogliano vedere le cose certo in maniera progressiva e affrontare gli scogli uno alla volta. Ovviamente vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Città Stereo, nostri graditi ospiti oggi in Canestro e Dintorni, Darren Day e Darwin Cook, con i quali potrete parlare telefonando al 25 150. Abbiamo 2 telefonate in linea. Pronto? 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 Sì, sì. Pronto, chi parla? Paolo. Ciao Paolo. Ciao. Volevo prima di tutto salutarvi e ringraziare sia Dario che Derry per la loro professionalità, per quello che ci stanno dando attualmente a noi Pesaro, insomma, a noi Scavolini. Poi vorrei chiedere questo, vorrei rammentarli, cioè tu glielo devi rammentare, che sono d'accordo con loro che attualmente... Scusa Paolo, sì, dimmi. Dovresti abbassare la tua radio. Ok, va bene così? Va benissimo. Ecco, sono d'accordo con loro che attualmente con la squadra che abbiamo possiamo battere oppure possiamo stare alla pari con la Tracer e con altre squadre. Però vorrei rammentarli a loro che noi non solo dobbiamo combattere contro la Tracer o Di Varese eccetera, ma dobbiamo combattere anche con tutti i mass media. Cioè, quando la Tracer o Di Varese o Bancorum eccetera vincono come abbiamo vinto noi a Cantù, a Caserta o domenica scorsa qui a Pesaro, vincono perché naturalmente loro c'hanno i cosiddetti e c'hanno la forza di volontà, c'hanno il carattere eccetera eccetera, mentre invece noi Pesaro noi siamo fortunati. Queste sono cose che l'hanno detto sempre, l'hanno detto anche, non voglio dire il nome, ma l'ha detto uno degli ultimi intervistati domenica a Pesaro, un allenatore molto in alto. Paolo, condivido in pieno quello che tu stai dicendo, mi unisco appunto completamente alla tua osservazione, sono d'accordo. Il che non mi sembra molto molto logico, no? Perché noi vinciamo per fortuna mentre gli altri vincono perché sono forti, perché hanno carattere. Ecco, questo bisogna dirgli a Darren e a Day.
E poi naturalmente bisogna dirgli, questo non sta a me a dirlo, sarà Bianchini, sarà chi per loro, che bisogna combattere oltre con l'intelligenza, col gioco tecnico, che con il terzo tecnico che attualmente c'ha la Scavolini, unita naturalmente ai vari Magnifico, ai vari Zampolini, Costa eccetera, che bisogna combattere con la forza, cioè il menare, bisogna menare come menano loro. Bisogna menare con furbizia come fa D'Antoni, come fa Meneghin, come fa diciamo nome Canduma, come fa Premier eccetera. Sì, ma sai, però qualche volta proprio in virtù di quello che tu dicevi prima, il gioco fisico che viene tollerato se fatto da squadre come la Tracer o squadre comunque lombarde o del Nord Italia o altre squadre che hanno forse appoggi particolari, non lo so, comunque sicuramente godono dei favori, perlomeno così a livello di simpatia, della stampa nazionale, dei mass media nazionali, ecco, questo tipo di gioco che viene tollerato in queste squadre qualche volta mi è sembrato che, ecco, se fatto dalla Scavolini venisse proprio punito con falli eccetera, quindi sai, è anche un attimo difficile questo tipo di discorso. Senti Paolo, comunque hai una domanda perché abbiamo pochissimi minuti. No, cioè una domanda vera e propria non c'è, solamente il discorso era questo, che ripeto, loro devono combattere due volte, devono combattere sia con la squadra in campo e sia con tutti gli altri cosi esterni. E questo devono saperlo prima di incominciare una partita. E di nuovo li ringrazio molto. Bene, grazie, ciao. Well, Paolo, called right now, is saying that he likes very much the way you both play, and he said you're very professional. And he said the Scavolini has a lot of steps to go on and to face, but he says that one obstacle that probably you don't know is just that a lot of mass media here in Italy don't really support Scavolini. They really don't like Scavolini. They have no personal sympathy for Scavolini, and they usually protect teams such as Tracer or Northern Italy teams, while they treat in a different way Scavolini. And they say, for example, that Scavolini won some games just because they were lucky, not because they're great players. So he wants to know if you know that, and if you are aware that you have also this kind of obstacle to overcome. Well, tell him I'd rather be lucky than. Ha detto che allora ok, sarà un giocatore molto fortunato, quindi sicuro delle sue doti, non teme questo tipo di guerra psicologica, guerra fredda fatta più volte nel corso di questi anni e di nuovo ripetuta molto recentemente, come dicevi tu, proprio in questi playoff, non teme questa cosa, dice ok, sarò chiamato, sarò giudicato, dice Darwin, un giocatore molto fortunato. Darwin, hai qualcosa da dire? We feel that as long as the newspaper people aren't playing in the game, we don't have to worry about them. If they come out in the court and they want to play, then we'll worry about them. As long as they want to write, you can't really hard too much. You can't do anything about what they're going to write. They're going to write what they're going to write. So we. We'll see what they say after we win the championship. Bene. Bene, dice Darren che la pallacanestro, lui crede nella pallacanestro giocata, quindi nella pallacanestro che si gioca in campo 40 minuti ogni partita. Dice, queste persone, questi signori che hanno da scrivere o da parlare non in termini entusiastici, non con troppa simpatia nei confronti della Scavolini, cioè non possono in qualche modo invadere più di tanto la pallacanestro che si gioca durante le partite, cioè non possono avere un effetto così devastante come tu dicevi. Dice, per me la pallacanestro è quella che si gioca in campo, che scendano in campo queste persone e poi ci affronteremo sul campo, insomma, non, se la Scavolini avrà meriti maggiori, lui dice, io non vedo come possano più di tanto influenzare la nostra lotta per lo scudetto. Dice, comunque con questi signori, dice, avrei piacere di parlare dopo, quando avremo vinto il titolo. Noi naturalmente ce l'auguriamo. Abbiamo ancora due telefonate per 7 minuti di tempo. Tra l'altro io avrei moltissime domande da fare a loro e magari le faremo in futuro, certo. Penso. Pronto? Devo chiedere io? Sì, ciao. Allora, vorrei chiedere a Cucchi e Dei a quanti anni hanno iniziato la loro a giocare a pallacanestro. Perché anche tu sei un bambino? Sì, pratico pallacanestro e tifo sempre per la Scavolini. Ho capito, allora ti faccio i miei auguri personali, che diventi anche tu un campione. Grazie. Seguendo il modello di Darren e Darwin, ok? Come ti chiami? Francesco. He's just a child and he starts right now to play, so he would like to know. Risponde Darren. I started playing competitively when I was 9, November.
Bene, dice che ha iniziato a giocare in maniera competitiva quando aveva 9 anni, quindi non so quale età tu abbia, comunque penso che tu abbia delle chance in termini di anni che hai davanti da giocare. E tu, Darwin? And I started playing competitive basketball when I was 14. Invece Darwin quando aveva 14 anni ha iniziato a giocare in maniera competitiva. A lot of times I don't think it's when you start. I don't think you have to start when you're, you know, 6 or 7 years old, and it's because a lot of people start when they're, you know, 15 or 14, like Darwin, and they're able to, you know, improve rapidly. And when you start young, I've seen a lot of people who improved and then they stopped improving, and that was, you have to, that's one thing, when you start playing, you have to continue to improve and work on the things that you can't do. Bene, questo è un incoraggiamento di Darren a tutti quelli che hanno intenzione di iniziare a giocare a pallacanestro e che magari pensano di essere un attimino troppo grandi, magari 13, 14, 15 anni. Lui dice non è troppo importante quando si inizia a giocare a pallacanestro. Darwin ha iniziato un pochino più grandicello di Darren, è ugualmente diventato un campione, e Darren dice non è progressiva l'ascesa tecnica che un giocatore ha, magari c'è un grossissimo miglioramento all'inizio, poi questa ascesa si ferma e il giocatore non progredisce verso livelli professionali veri e propri, quindi non è tanto importante l'età in cui si comincia, anche se in ogni caso è chiaro che è consigliabile iniziare prima possibile, ma è importante giocare, allenarsi, sentire questa cosa veramente a livello proprio personale, psicologico, e impegnarsi per raggiungere dei traguardi. Ancora una telefonata, pronto? Mi chiamo Matteo. Ciao. E vorrei chiedere a Darwin dove ha imparato a tirare con quel tiro. È molto bello. Il tiro da fuori intendi o quando? No, il tiro, quando tira la palla da dietro. Ok, un attimo solo che glielo chiedo, eh. Well, this guy would like to know where you have learned to shoot like that. He said it's very peculiar. Ti ha colpito la peculiarità del suo tipo di tiro allora, eh? Comunque adesso ce lo dice dove l'ha imparato. Well, it all started from when I was younger. I was a very small youngster, and in order for me to get the ball to the basket, I had to put it behind my head. And then when I got to high school, my high school coach told me I had to change it, and it's still behind my head, but it's not as far. So, but it's just a unique way of shooting, and I'm the only one that shoots like that. Beh, contento di avere questa appunto peculiarità. Dice una cosa che ho imparato da solo, così per non farmi stoppare la palla, probabilmente anche visto appunto che non è che sia altissimo per livelli di altezza della pallacanestro. Dice in questo modo la palla viene stoppata molto difficilmente, una caratteristica che mi trascino, mi porto dietro da quando ero bambino, quindi prima ancora di andare al college eccetera. Non sembra che qualcuno in particolare gliel'abbia insegnata, è così un'idea sua. Grazie. Prego, ciao.